In studio Giada Giaquinta. Buon pomeriggio da MTG. Caporalato denunciati dalla Polizia di Stato nel Vittoriese, 4 titolari per sfruttamento della manodopera. E ciò che è emerso dai controlli a 3 aziende agricole di una famiglia vittoriese, inoltre uno dei proprietari era già stato arrestato pochi mesi fa, ma nonostante ciò impiegava lavoratori in nero, alcuni minorenni. I dettagli nel servizio. Lavoratori, la maggior parte dei quali romeni, impiegati senza alcun contratto di lavoro e molti dei quali costretti dallo stato di necessità a vivere in strutture fatiscenti. E ciò che è emerso dai controlli effettuati dalla Polizia di Stato, squadra mobile e commissariato di Vittoria presso aziende della provincia Eblea nel Vittoriese, controlli disposti dal questore di Ragusa, Salvatore La Rosa. Denunciati 4 titolari di aziende agricole di Vittoria, tutte appartenenti a un'unica famiglia, per sfruttamento della manodopera. Dai controlli effettuati ieri su un sito dove erano state installate delle serre per decine di migliaia di metri quadri e dove operavano 3 aziende, tutte riconducibili a unica famiglia, sono stati sottoposti a controllo 23 lavoratori, di cui 6 donne, molti dei quali costretti a vivere in strutture fatiscenti, strutture abusive, così come riscontrato dai tecnici della Polizia Municipale del Comune di Vittoria. 5 lavoratori senza contratto, tra questi anche 2 minori, mentre gli altri erano stati ingaggiati. Tuttavia, le dichiarazioni dei lavoratori sono apparse agli agenti inverosimili, in quanto hanno riferito di percepire una paga quasi consona al contratto collettivo. Ciò ha indotto gli agenti a pensare che siano stati così istruiti dal datore di lavoro sotto minaccia probabilmente del licenziamento. Sono tuttora in corso analisi dei flussi economici e qualora i dipendenti avessero dichiarato il falso saranno denunciati per favoreggiamento personale per aver aiutato i datori di lavoro ad eludere le indagini. I controlli sono stati effettuati dalla Polizia di Stato in concorso con personale dell'Ispettorato del Lavoro dell'ASP Spresa Lessiav e hanno constatato diverse criticità che sono state tutte sanzionate. Riscontrata l'assenza di caratteristiche tali da poter concedere l'idoneità alloggiativa, peraltro strutture abusive ricavate all'interno di un capannone. Il paradosso è che il datore di lavoro faceva pagare anche l'affitto per queste strutture precarie, canone che viene detratto dalla paga giornaliera dei lavoratori. Nonostante il probabile indottrinamento dei lavoratori, sono emersi elementi di reato a carico dei datori di lavoro, pertanto i 4 titolari sono stati denunciati per sfruttamento dei dipendenti. Uno dei titolari, inoltre, era stato già arrestato in passato in quanto titolare di un'altra azienda situata a pochi chilometri di distanza da quella sottoposta a ispezione in questa occasione. Sono tuttora in corso di approfondimenti investigativi da parte di tutti gli uffici intervenuti presso le aziende, al termine dei quali saranno comminate le sanzioni definitive per le violazioni di legge riscontrate. Operazione Piazza Pulita dei carabinieri della compagnia di Modica, che ha portato all'arresto di un 24enne disoccupato di Modica per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I luoghi attenzionati dai carabinieri sono ancora una volta piazza Matteotti e piazza Campailla. Il modicano, alla vista dei militari, ha mostrato un atteggiamento sospetto. Nel corso della perquisizione è stato infatti trovato in possesso di 6 grammi di hashish, già divisa in dosi e pronta per essere immessa nel mercato. E un 44enne è stato arrestato invece dai carabinieri di Aci Sant'Antonio per maltrattamenti nei confronti dell'ex convivente. In realtà l'uomo era già stato arrestato per aver inseguito in moto la donna e per aver colpito la macchina di lei con il casco. L'uomo arrestato aveva poi visto commutata la pena in una serie di obblighi, tra cui il non avvicinamento alla donna. Ha però disatteso queste disposizioni. Lo scorso 26 aprile, giorno della scarcerazione, si è appostato sotto la sua casa, offendendola, inseguendola e terrorizzandola. La donna, disperata, ha nuovamente contattato i carabinieri, che lo hanno colto sul fatto, arrestandolo. E adesso andiamo a Pozzallo, perché il plesso palamentano del circolo appunto didattico di Pozzallo si presenta in riferimento alle aiuole degradato e non sicuro per gli aiuoli che lo frequentano. Sul posto per noi Marco Scavino. Quella che vedete alle mie spalle è la scuola Palamentano di Pozzallo, oggetto di denuncia non solo da parte dei genitori, ma anche è stata oggetto di interrogazione da parte dei consiglieri di opposizione. Al centro della questione le aiuole.
A sollevare il caso, un gruppo di genitori che ha inviato alla nostra redazione anche del materiale fotografico, ma anche, sul piano politico, i consiglieri Salvatore Toscano, Antonio Zocco Pisana, Raffaele Monte, Barbara Sparacino e Maria Colombo, che hanno presentato una interrogazione in consiglio comunale per chiedere all'amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ammatuna di intervenire per ripristinare non solo il decoro in quei luoghi, ma anche e soprattutto la sicurezza, in quanto tra queste erbacce non si può escludere che si annidino roditori, parassiti infestanti o addirittura qualche rettile che tra le sterpaglie trova rifugio. Il dirigente scolastico Casuccio telefonicamente ha fatto sapere che non intende autorizzare riprese televisive all'interno del proprio istituto, in quanto, secondo la stessa, potrebbe essere strumentalizzato il caso sul piano politico. Ha detto però che la segnalazione al comune è stata fatta anche in passato e che nel volgere di poco Palazzo La Pira provvederà ad operare. Speriamo che la professoressa Casuccio l'abbia trasmessa diversi mesi fa, perché le aiuole di certo non sono arrivate a questo nel volgere di pochi giorni. Qua ci sono mesi e mesi di incuria. Contattato da noi telefonicamente, il sindaco del comune di Pozzallo, Roberto Ammatuna, non ha al momento risposto. E adesso andiamo a Catania, perché forse c'è una speranza dopo la chiusura per la difficile situazione delle casse comunali etnee riguardo i servizi, che erano la sospensione del servizio che era stato dedicato ad anziani e disabili psichici. A parlare l'assessore ai servizi sociali Giuseppe Lombardo. Dopo la sospensione dei servizi di ricovero anziani e disabili psichici nelle case di riposo, nelle case protette, nelle comunità alloggio, scelta effettuata dall'amministrazione comunale solo qualche giorno fa a causa della mancanza di fondi, oggi l'assessore ai servizi sociali del comune Etneo Giuseppe Lombardo precisa cosa sta accadendo, spiegando quelle che saranno le prossime mosse del comune. Ho rappresentato questa situazione a chi di competenza, più volte, sottolineando la necessità di servizi a cui sono connessi diritti incomprimibili costituzionalmente garantiti, la cui attuazione spetta appunto al Comune. Noi siamo in prima linea, stiamo appunto in stretto contatto con la Ragioneria per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. Purtroppo dobbiamo fare i conti con un quadro finanziario che è molto esiguo, scarno, e con regole imposte dal TUE, dal testo unico enti locali, in merito a questo dissesto. Voglio già preannunciare oggi comunque che a breve manderemo la comunicazione di ripresa del servizio relativo appunto alle comunità alloggio dei disabili mentali. Quindi a breve appunto manderemo questa comunicazione e almeno questo servizio parte, e spero che questa iniziativa sia da apripista rispetto alla ripresa di altri servizi. Ricordo, diritti incomprimibili connessi all'istruzione dei disabili, quindi nelle scuole, parlo di assistenza autonomia e comunicazione perché comunque l'igienico personale è salvaguardato, è tuttora in corso, il trasporto presso i centri riabilitativi dei disabili, e quindi si tratta di un servizio che è connesso a un diritto incomprimibile, qual è il diritto alla salute. Questi sono appunto i servizi che noi mettiamo in campo. E poi il ricovero degli anziani, abbandono di incapaci che, come dire, sarebbe anche sanzionato penalmente e rispetto al quale, come dire, dobbiamo certamente operare nel più breve tempo possibile. Far acquisire maggiore consapevolezza ai giovani riguardo i pericoli del cyberbullismo, è questo il tema di un progetto promosso dall'ASP, dall'Unità Operativa di Cure Primarie di Catania, che ha coinvolto diversi istituti etnei. Sara Donzuso. È stato chiamato l'insostenibile violenza dell'essere, noi siamo futuro, il progetto promosso e organizzato all'ASP di Catania insieme all'UOC di Cure Primarie, incentrato sui temi del rispetto e della legalità, e che ha visto il coinvolgimento delle seconde classi degli istituti Fermi Eredia, Emilio Greco e Lombardo Radice di Catania. Oggi i risultati di questa iniziativa sono stati illustrati ai ragazzi, oltre 200 gli alunni che hanno partecipato alle attività e 25 i docenti interessati. Obiettivo degli interventi condotti dalla dottoressa Interisano e dalla dottoressa Strano sono stati la promozione e la cultura della non violenza, della legalità e gli stili di vita relazionali positivi. E la cosa di cui sono molto contenta è che siamo riuscite a integrare quello che sono diciamo le forze per insegnare, insomma, alle nuove generazioni quali sono
sono, qual è la vera legalità, quali sono i principi, i valori a cui dobbiamo fare riferimento nella nostra vita. Un'integrazione perché? Perché c'è da un lato l'ASP e quindi chi si occupa della nostra salute a 360 gradi, quindi anche una salute che non è solo fisica ma anche appunto psicologica e sociale. È il mondo della scuola, che è quello che deve dare l'educazione appunto alle nuove generazioni. La nostra società ha bisogno di questi momenti in cui si esplicita in maniera ferma e decisa la necessità di essere solidali, soprattutto con coloro che sono più fragili, con coloro che hanno qualche difficoltà ad emergere in questa società dove vige la regola dell'arrivismo a tutti i fatti. Adesso parliamo di un piacevole episodio che si è registrato a Ragusa. Un 14enne è stato aggredito sabato sera da un gruppo di coetanei nel parcheggio coperto di un noto centro commerciale a Ragusa. Il gruppo di ragazzini aveva chiesto una sigaretta al 14enne che si trovava in quel momento da solo nel parcheggio. Avendo lui risposto di non avere sigarette, il gruppo di minori ha iniziato a spingerlo, causando un litigio acceso che ha provocato anche la fuoriuscita di sangue dal naso del ragazzo. E secondo quanto dichiarato dai carabinieri della compagnia di Ragusa intervenuti sul posto, è stata causata dalla fragilità dei capillari. Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno anche trovato i genitori del 14enne, che però hanno deciso comunque di non sporgere denuncia nei confronti del gruppo di coetanei. Nuova ordinanza di sicurezza balneare presentata stamattina dal comandante della Capitaneria di Porto di Pozzallo, Milella. L'ordinanza è entrata già in vigore lo scorso 1 maggio e sarà valida fino al 31 ottobre. Conferenza stampa di presentazione sulle novità che investiranno la stagione balneare iniziata il 1 di maggio questa mattina a Pozzallo presso la Capitaneria di Porto. Diversi gli incontri che si sono tenuti in loco prima dell'evento informativo di oggi. I concessionari degli stabilimenti balneari erano presenti anche oggi ed hanno appreso le novità di cui saranno beneficiari sino al 31 di ottobre, data in cui terminerà appunto la stagione. Il comandante Milella, accogliendo le richieste dei concessionari e applicando le normative vigenti in materia, ha illustrato nel dettaglio le novità di questa stagione contenute all'interno dell'ordinanza già pubblicata. E attraverso appunto questa nuova ordinanza cerchiamo di mettere un punto fermo ad alcune situazioni che fino magari all'anno scorso erano particolarmente difficili anche da interpretare, quindi cerchiamo in qualche maniera di agevolare anche l'utenza e i professionisti a interpretare al meglio le norme discendenti dall'azione regolatoria della Capitaneria. A cosa si riferisce? Mi riferisco sostanzialmente a un elemento che probabilmente è anche gradito, se vogliamo, ai concessionari, che è quello del numero degli assistenti bagnanti. Rispetto all'anno scorso siamo passati da 2 assistenti bagnanti per fronte mare di fino a 160 metri a un assistente bagnante per ogni porzione di 80 metri. Questo ovviamente significa che le concessioni che hanno un fronte mare fino a 80 metri potranno disporre di un assistente anziché 2, ma ovviamente la condizione è quella di garantire una continuità nel servizio di watching fronte mare senza soluzione, quindi senza interruzione, in modo da garantire che comunque il servizio di vigilanza, anche se con un bagnino solo, possa comunque essere assicurato in maniera efficace. Ed erano presenti forze dell'ordine, residenti e il sindaco di Ragusa Cassì ieri pomeriggio nel corso del primo dei 3 incontri sul progetto controllo di vicinato che si è svolto nell'aula consiliare a Palazzo dell'Aquila, e servizio del direttore Catiuscia Carpentieri. Nel pomeriggio nuovo incontro a Palazzo dell'Aquila per parlare di controllo di vicinato alla presenza dei residenti delle contrade Buttino, Centopozzi, Cimillà, Cisternazzi, Fortugnello, Fortugno, Gallo, Gilestra, Magni, Mangiapane, Marchese, Mola, Parauta, Pizzillo, Poggio del Sole, Robanova, Tribastone, zona industriale. Ieri il primo dei 3 incontri per questo progetto nato da un protocollo d'intesa tra la prefettura e il comune di Ragusa, che ha l'obiettivo
di rafforzare ulteriormente quelle forme di cooperazione tra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile nell'ambito di un processo di sicurezza integrata e partecipazione attiva. L'incontro è stato promosso dal sindaco Peppe Cassì, presenti anche le forze dell'ordine. L'iniziativa, come ha spiegato il primo cittadino, mira dunque a coinvolgere i cittadini chiamati a collaborare con le pubbliche istituzioni e in particolare con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza e l'ordine pubblico. Si deve lavorare per sensibilizzare quanto più possibile i cittadini affinché collaborino con le forze dell'ordine per garantire la sicurezza pubblica, ha sostenuto invece la capitano dei Carabinieri Elisabetta Spoti, promuovendo anche nelle scuole degli incontri con gli studenti e per fare capire loro quanto sia importante il ruolo del cittadino che deve sentirsi parte attiva nel controllo del territorio per il rispetto della legalità. Ci aspettiamo un'ampia partecipazione e adesione all'iniziativa del controllo di vicinato, ha detto nel suo intervento il commissario della Polizia di Stato Giuseppe Magnano, mentre il comandante della Polizia Locale di Ragusa Giuseppe Puglisi ha aggiunto che in ogni quartiere, contrada, frazione del territorio saranno costituiti dei gruppi di vicinato che sceglieranno un coordinatore che avrà il compito di mantenere i contatti con le forze dell'ordine per le segnalazioni ricevute. Parliamo adesso della differenziata a Comiso, perché le percentuali di raccolta raggiunte nel comune fanno sì che Comiso sia uno tra i comuni più virtuosi della Sicilia, complice anche l'avvio del nuovo sistema di raccolta dal 1° aprile, più efficace, ma per questo motivo è fondamentale vigilare con più controlli per limitare i trasgressori. Cominciano i controlli a tappeto su tutto il territorio di Comiso a tutela dell'80% di cittadini virtuosi che attuano correttamente la raccolta differenziata. Nel primo quartiere controllato sono state segnalate già 60 violazioni. Il lato scuro della positività dei dati arrivati a distanza di un mese dall'inizio del nuovo sistema di raccolta differenziata, che indicano percentuali che attestano Comiso tra i comuni più virtuosi della Sicilia. La raccolta differenziata è arrivata infatti a circa il 63%. Con una percentuale dell'80% di nuclei familiari che operano bene secondo le regole, come spiega il sindaco Maria Rita Schembari. I cittadini di Comiso erano già abituati da 8 anni a questa parte, hanno compreso perfettamente le novità, che poi non sono state appunto così rilevanti se non per alcuni aspetti. Diciamo che l'80% delle famiglie stanno differenziando bene, la percentuale di differenziazione è a oltre il 63%, dati mai toccati nella città di Comiso. È vero però anche che un 20% di cittadini non vuole ancora ottemperare alle nuove norme per le quali l'amministrazione si è spesa tantissimo. Abbiamo fatto incontri presso i luoghi di culto, presso le parrocchie, presso centri culturali, assieme ai concittadini musulmani, abbiamo spiegato in ogni sede possibile, attraverso la stampa, attraverso i social network, quali sono le novità. Se qualcuno non vuole ancora ottemperare a queste regole, dovrà necessariamente essere sanzionato. Si tratta di una questione di rispetto e di tutela di quella grossa fetta di utenza che ha voluto regolarizzare la propria posizione e che effettua bene la differenziata. Non siamo più disponibili a tollerare alcuna inadempienza, dice il sindaco. Alla luce di tutto ciò, si è deciso di cominciare a eseguire controlli a tappeto su tutto il territorio, perché non lasceremo, continua la Schembari, che un numero esiguo di cittadini comprometta e vanifichi la collaborazione e la buona volontà della maggior parte dei comisani. E sarà protagonista fino al 12 maggio l'arte alle ciminiere di Catania, in virtù di un progetto che ha coinvolto 23 istituti etnei. Sono stati gli studenti, aiutati da alunni ed ex alunni dell'Accademia di Belle Arti, a creare le opere messe proprio esposte in mostra. Si chiama Scuola Arte ed è la mostra che fino al 12 maggio sarà possibile ammirare presso la Galleria d'Arte Moderna e il Centro Fieristico Le Ciminiere. La mostra è composta da opere realizzate dagli studenti durante l'anno scolastico nell'ambito del progetto di arti visive messo a punto dall'assessorato alla pubblica istruzione. I ragazzi scoprono l'arte, che crediamo sia uno di quegli strumenti che
risanano il valore dell'unione, il valore della curiosità, della formazione dei ragazzi, dei nostri bambini. Un progetto meraviglioso che abbiamo voluto intraprendere ancora una volta al fianco dell'Accademia di Belle Arti. 23 istituti, migliaia di composizioni, li vedrete in questa galleria che farete con questa passeggiata meravigliosa. Abbiamo invaso le ciminiere di dipinti, di senso, di racconti. Credo che l'arte sia uno di quegli strumenti davvero indispensabili. La mostra è stata coorganizzata dal Comune con l'Accademia e la Città Metropolitana. Il progetto Scuola e Arte, coordinato dall'Ufficio Scuola dell'Obbligo e Attività Parascolastiche, ha favorito l'integrazione e il successo scolastico, impegnando anche gli alunni a rischio di dispersione nei laboratori di pittura, illustrazione e fumetto, urban art, modellistica e plastica ornamentale, scenografia teatrale, sculture, riciclaggio, moda e costume. Le attività sono state realizzate con la collaborazione di ex allievi e allievi del biennio specialistico dell'Accademia di Belle Arti. Un progetto qualificante che ha visto il coinvolgimento di 23 istituti scolastici, di qualche migliaio di ragazzini, con una stretta sinergia fra varie istituzioni, il Comune di Catania ovviamente, la Città Metropolitana, l'Accademia di Belle Arti, con allievi ed ex allievi che hanno svolto una funzione di tutor, accompagnando gratuitamente questo percorso di grande valenza non soltanto artistica ma anche pedagogica. Parliamo di musica, domenica sera lo spettacolo del Modica Gospel Choir. Motion in Gospel è il titolo dello spettacolo che il Modica Gospel Choir ha presentato domenica scorsa nell'area attrezzata San Giuseppe Utimpuni a Modica, nell'ambito della manifestazione La Contea Solidale. Un successo quello del coro modicano diretto dal maestro Giorgio Rizza, che continua senza sosta. Numerosi infatti in questo anno di vita le partecipazioni anche ad eventi che hanno portato fuori le mura siciliane la grande realtà modicana. Lo spettacolo di domenica sera è stato diretto dal maestro Aurelio Pitino, direttore nazionale di Let's Sing Gospel Connection e direttore del coro Anno Domini Gospel Choir di Torino, accompagnato al pianoforte dal maestro Giorgio Rizza. Una serata interamente dedicata alla solidarietà. Il ricavato infatti è stato devoluto alle associazioni Onlus Raggio di Sole, all'associazione Onlus Aiutiamoli a Crescere e ai Frati Minori Cappuccini di Modica, il tutto all'insegna del ricordo di Daniele Caschetto. Ad organizzare l'evento l'associazione Carlo Papa, che anche quest'anno è stata affiancata dall'associazione Onlus Raggio di Sole con il suo presidente Roberto Ricca e per la prima volta con la palestra Start. E sempre domenica sera, nell'ambito della stessa manifestazione, si è esibita la band I De Paria insieme a Serena Gosta, giovanissima cantante ciclitana. L'anno scorso ha partecipato ad Aria Sanremo Tour, arrivando in finale, ha presentato il suo singolo 30, il suo primo videoclip aprendo i concerti di Ron e Sud Sound System. Inconfondibile la sua voce e la sua bravura, spaziando dal blues, soul, il pop e la lirica. La sua versatilità artistica spazia dalla danza all'espressività teatrale che mostra tramite il canto. Belli, noi trentelli. Ed era presente anche il cioccolato modicano alla kermesse milanese Tutto Food. Il meglio dell'agroalimentare italiano alla kermesse Tutto Food che si sta svolgendo a Milano. Presente anche l'eccellenza modicana con il suo cioccolato, insieme ad altri 4 IGP al centro della conferenza sul blockchain, il più evoluto sistema di tracciabilità, rintracciabilità e anticontraffazione. Per Modica, tra gli altri, era presente il sindaco Ignazio Abbate. Quindi per noi è un onore essere qua oggi a portare il nostro esempio e il nostro modo di fare. Una città che ha rivoluzionato completamente con l'IGP del cioccolato, anche quella che è il pensare dei nostri prodotti agroalimentari legati al territorio e legare il brand di una città non tanto a un monumento, tanto a qualcosa della storia legata alla cultura, ma a legarla a quella che è la storia di un prodotto agroalimentare che fa grande un territorio, ai nostri artigiani, a quella che è la storia e la cultura della nostra città.
Questa sera una nuova puntata di Vi racconto, il salotto di Sara Donzuso, ospite Ruggero Razza, che parlerà non solo del proprio ruolo da assessore regionale alla salubrità, ma anche della propria vita privata. Appuntamento alle 19.05. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito. Buon pomeriggio.